progetto che sì, esiste da 3 anni, ma forse mai come quest'anno ha una sua valenza. La valenza qual è? Quella di cercare di cambiare i nostri ragazzi per farli diventare sempre più cittadini onesti, leali nei confronti della società, nei confronti di tutti, e far capire che in fondo è un problema anche economico, cioè perché comunque l'illegalità non paga, invece la legalità a lungo andare paga. Cioè paga perché fa divenire la nostra società, siamo una società più ricca, perché si deve garantire un livello di benessere medio per tutti, cioè perché è fondamentale. E quindi è importante capire per i nostri ragazzi quali sono i comportamenti che vanno evitati per diventare dei buoni cittadini. E la Guardia di Finanza in questo ci aiuta, e aiuta soprattutto le nostre scuole e i nostri docenti. Noi come Guardia di Finanza abbiamo cercato nel corso degli ultimi anni di privilegiare molto un aspetto comunicazionale e mediatico, è quello di lanciare dei messaggi soprattutto ai giovani, a coloro i quali si affacciano al mondo dell'imprenditoria, della vita sociale, della vita civile, che è quello che essere onesti anche dal punto di vista fiscale, economico, conviene. Nel senso che il loro futuro si deve basare su una corretta interpretazione di quelli che sono poi gli schemi che andranno a affrontare nella vita. La scuola è una scuola che dovrebbe educare, e non deve solo educare ad avere un'istruzione professionale, ma dovrebbe educare anche ad avere uno stile di vita che deve essere confacente con quelle che sono le realtà oggi. Oggi noi parliamo di economia, parliamo del mondo del lavoro, di tutti i problemi che si vanno a affrontare. Noi quindi riteniamo, essendo noi degli strumenti, degli attori di quella che è la lotta agli abusi, ai surplus, agli illeciti in campo economico e fiscale, di poter insegnare ai giovani, unitamente alla scuola, un messaggio chiaro, che la legalità conviene sempre, in particolar modo quella economica, anche perché è su questo che si fonda il loro futuro nella società. Sì, dobbiamo dire che questo progetto è un progetto che è il terzo anno che viene attuato, perché si ritiene che abbia avuto dei buoni risultati, e poi perché è un progetto che, essendo quasi interamente interattivo, riscuote molto successo nei giovani, quindi non è pesante, non carica di lavoro e né richiede una particolare attenzione. Infatti abbiamo cercato attraverso dei filmati e poi attraverso, come dire, un'opera di intrattenimento non molto tecnica da parte di quelli che sono poi gli attori, i protagonisti, cioè noi ufficiali della Guardia di Finanza, ispettori, nel poter intrattenere i giovani, di poter rendere la cosa molto più semplice, con lezioni che siano facilmente recepibili da parte dei giovani, ai quali che cerchiamo di creare un interesse facendo vedere le attività della Guardia di Finanza, perché conviene essere onesti e quali sono i rischi che si comportano.